in dichiarazione di voto. E ha ragione, a questo punto ha ragione, prego. Immagino che nelle cose segretate ci sia anche il motivo di questi spostamenti. Prego. Sì, Presidente, essendo delegato del Parlamento, quale componente del Copasir, intervengo in questa dichiarazione di voto a nome di Fratelli d'Italia per evidenziare a tutta l'Aula che questa questione della secretazione e dell'attività del Governo, direi tutt'altro che trasparente nei confronti del Parlamento, è diventato un problema. Un problema evidente a tutti. È diventato un problema per quanto riguarda questi atti, e ove il Parlamento oggi prendesse una decisione diversa rispetto a quella richiesta dal gruppo di Forza Italia e della Lega, noi investiremo della questione il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che per delega del Parlamento in questa materia ha il compito di intervenire. Ma io mi auguro che lo faccia il Parlamento. E comunque evidenzio a questo Parlamento che quello che è successo nel decreto legge che proroga lo stato di emergenza è grave nel rapporto di leale collaborazione tra le istituzioni. È grave perché in questa sede il Presidente del Consiglio era intervenuta di sua sponda per illustrare che cosa avrebbe contenuto il decreto che prorogava lo stato di emergenza. E in quella sede non ha detto quello che poi ha messo nel decreto, una norma che modifica le procedure di nomina dei vertici dei servizi segreti. È grave perché in questa sede il Parlamento, con una risoluzione, aveva dato delle indicazioni precise al Governo di quale dovesse l'ambito di intervento del decreto legge che prorogava lo stato di emergenza, con una votazione su una delibera della maggioranza. Ebbene, in quella delibera, in quella risoluzione, non c'è l'argomento poi trattato nella notte nel decreto emesso dal Governo. E quindi nel rapporto di fiducia che si è ristaurato tra il Governo, che viene qui a illustrare un provvedimento e non parla di quelle norme, e il Parlamento, che vota una risoluzione che non parla di quelle norme, poi nella notte il Governo introduce una norma. E sapete qual è l'elemento principale? Nel darne notizia alla stampa del decreto, il Governo descrive il decreto salvo quella norma. Quindi il Parlamento non viene informato in via preventiva, il Parlamento non dà indicazione al Governo in tale guisa, il Governo nella notte fa un decreto che contiene all'articolo 1 diversi commi che modificano le procedure di nomina dei servizi segreti, tra l'altro a mio avviso violando alcuni dettati costituzionali, e nel comunicato che illustra il provvedimento non dice nulla proprio su questo. Ce lo ritroviamo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale all'insaputa del Parlamento e all'insaputa degli organi di informazione e all'insaputa dell'opinione pubblica. Una norma che modifica le procedure di nomina dei servizi segreti. All'idea della norma, che ci sarà sede per parlarne e che poi ovviamente il Parlamento può liberamente modificare, mi auguro che modifica per ristabilire i principi della legge 124 del 2007, fatta insieme da maggioranza e opposizione. Dico questo perché è chiaro a tutti che c'è un problema di trasparenza e di leale collaborazione tra gli organi istituzionali che intercede e interferisce anche nella votazione che stiamo per fare. E mi auguro che il Parlamento, soprattutto chi parlava di streaming, di trasparenza e di quant'altro ancora, decida per la trasparenza qui in quest'atto. Ringrazio. Bene, abbiamo esaurito gli interventi.